Buonasera. L'Italia dello sci in grande evidenza in questi primi giorni del 96. È arrivata un'altra bella notizia per lo sport italiano, la vittoria nello slalom di Coppa del Mondo per la nostra Magoni. Lara Magoni. Sentiamo dunque, vediamo la cronaca di un graditissimo ritorno. Perché io ho perso la mamma, il padre e mio marito. E devo dirvi la verità, la forza, il coraggio di rialzarmi ad ogni difficoltà della vita non sportiva è nata sicuramente dal percorso sportivo che ho fatto precedentemente. Nei miei 16 anni in nazionale ho avuto 8 incidenti, 8 interventi chirurgici. E chi di voi pratica sport, oppure semplicemente chi di voi studia, che sa cosa, che fatica, che brutto prendere un brutto voto e ritrovare la motivazione per rimettersi in pista e aprire quei libri per poterle avere uno migliore, sicuramente è lì che esce da noi il nostro talento. Io veramente vi voglio dire che nessuno di voi è senza talento. Sono nata in una famiglia molto semplice, un operaio e una cameriera. Si sposarono e hanno fatto un albergo. Io nasco quindi in un hotel, mio padre col tempo diventa maestro di sci e decide a 3 anni di mettermi gli sci ai piedi. A voi vorrei dire semplicemente che se io mi fossi fermata al primo ostacolo, al primo incidente a 17 anni, non sarei stata poi la campionessa del mondo, non avrei fatto le 3 Olimpiadi e 5 Mondiali, non avrei fatto probabilmente il percorso che sto facendo oggi, perché non mi sono mai fermata. Di me la gente si ricorda della mia caparbietà, del mio coraggio di ricominciare, e è quello che mi continua a contraddistinguere in questo percorso di vita. E devo dirvi la verità, non è facile. Non è che quando mi rompevo una gamba, che stavo fuori 6 mesi all'attività, 8 mesi, non è come uno sport di squadra nel quale tu stai in panchina e poi quando guarisci rientri e se la squadra è in Serie A, giochi in Serie A. Negli sport singoli, quando perdi il tuo percorso di gare, perdi in punteggi e vai nelle retrovie e quindi ogni volta ricominci da zero. Non è facile. Ho pensato che era molto più bello se avessi avuto il potere di poter dare, di poter tornare alla mia terra, al mio territorio, ai miei ragazzi, un qualcosa di utile. Volevo restituire ciò che la vita mi aveva donato. Quando arrivai da lei il partito era al 3%, io ero uscente di Regione Lombardia con un buon lavoro da consigliere e mi ha dato questa opportunità. Ho voluto mettermi in gioco con un partito che era al 3%, perché vivi in quella donna la stessa eredità che avevo io e che continuo ad avere. E devo dire la verità, dopo 6 anni un po' ho cambiato. Io con la donna che incontrai in un bar di periferia, oggi è il nostro leader in Italia. E mentre vi parlo provo emozioni, brividi sulle braccia, ho il cuore che mi batte perché ho sentito il discorso che ha fatto a Roma. Mi ha dato una carica pazzesca. Il partito mi ha chiesto di candidarmi per l'Europa. Io oggi ho la Regione Lombardia, che è stato il ruolo più bello che il partito potesse darmi. Occuparmi di giovani, di sport e infrastrutture sportive. Però il partito mi ha chiesto questa importante sfida e mi sono messa in gioco. L'8 e il 9 giugno, per le elezioni europee, barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Magoni.